Vabbè, un po' a turno li colpiamo tutti e due sperando che non arrivino bestie a rompere l'anima, perché con cripto in passivo io sinceramente me la sto un po' facendo addosso. Che la zona, come abbiamo visto, non è proprio delle più accoglienti. Molto bene, dopo avergli sparato 30.000 dardi mi sono ricordata che loro sono ad addomesticamento passivo, ottimo. Oh, ok, 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 accarezzata, 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 aspetta, zitti, zitti, zitti. Nessuno dica niente. Nessuno dica niente. Allora, la femmina di Iene è fuggita a casino, non ho idea di dove sia. Il maschietto nella gabbia, non so come, è riuscito a scappare, ma qui ne abbiamo trovato un altro. Allora, questo è un maschietto di livello decente. 99,7! Ark, 99,7! Ok. Ok, con calma. E finalmente, alleluia, alleluia, porco cacchio, a te quanto c'è voluto. Basta, basta, adesso nella sfera poké mi vado a fare la stella per questa e per il carno. E poi penseremo a prendergli le relative compagne, ma non adesso. Non adesso, ho bisogno di almeno 10 minuti di pausa, un caffè come minimo, un riposino che non ci starebbe male. E poi torniamo a prendere le bestiacce, e che cribbio. Va bene, direi che ci siamo rifocillati e riposati abbastanza ed è ora di tornare a caccia di bestie. Decisamente non di iene, non di iene, per favore non parlatemi di iene per un po' di tempo. No, non è vero, dannazione, la voglio la femminuccia, perché voglio farli accoppiare, voglio farli fare i cucciolotti. Però, non adesso, ora voglio andare a caccia di Baryonyx, perché è giusto che sia così. Ah, aspetta, 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 mi stavo dimenticando una cosa. Cioè, guarda là tutti i pacchi che abbiamo buttato prima. Mamma mia, l'inquinamento. E ancora qui siete? Va bene, ciao. Dicevo, prima di tutto, magari chiudiamo tipo il portone. Grazie. Bravo, Ginetto. E ora via a caccia di Baryonyx. Allora, noi ne avevamo visto uno da queste parti, giusto? No, forse non era di qua, ma era per di là. Oh, non lo so, vabbè, non importa. Seguiamo il corso del fiume, qualche Baryonyx. Abbiamo visto che dovremmo trovarlo senza problemi. Io vado avanti e indietro. Sì, ti la coleo, riesci? Ti la coleo? Oh, ti la coleo. Ah, grazie. Boh, bloccatissimo, incastratissimo. Ok. Dicevo, lì carno, ma erano quelli di livello basso. Se andiamo avanti. Aspetta, vedo una coda che si muove là dietro. Sei un Baryonyx? No? Io ho visto una coda, non era quella rana saltellante. Ho visto una coda, aspetta, aspetta. Facciatemi vedere un po' da vicino. Aspetta, no, quella è la rana. Io ho visto una codina che spuntava da qui dietro, no? Va bene, ok. Niente, ho avuto un'allucinazione allora. Altro pleura, no, brutta, cattiva, no, che mi distrugge l'armatura, dai, ti prego, no. No, cosa c'è? Cosa? Perché siamo rallentati? Cos'è successo? Ci ha sparato con lo schifo? No. Via, via, dai, che non ne ho voglia, mi fanno arrabbiare le altro pleure. Quando riescono... Ah, scusa, Ginetto, c'hai fame, c'hai sete, c'hai tutto, aspetta. Scusa, scusa, non me ne ero accorta, mi stavo lamentando delle altro pleure ed ero un po' presa dal discorso. Ok, bene, rifucillato, tutto bene? Sì, perfetto. Però c'è un problema, che se noi il Baryonyx lo troviamo troppo lontano dalla gabbia, cioè non ha forse senso portarlo fino alla gabbia. Ah, forse era meglio andare con Crypto e provare ad acchiapparlo. Qui sotto c'è un fiume. No, però ci sono carno. Però ci sono due carno. Non so bene dove sono in realtà io, eh. Allora, un 17 e un 21. Ah, no, no, ma questi li avevo anche già visti, mi sa. Sì, non erano decisamente niente di interessante. Ah, qui forse l'avevamo visto il Baryonyx. Qui forse. Sì, la zona mi sembra questa. Può essere. Sì, 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 è quello. Dove sei, Cici? Dove sei? 39. Ah. 39. Però vedo altro che si muove in acqua. Che creepio è? Ho visto una bestia gigantesca muoversi in acqua. Che cos'era? Allora, vedo, ok, Sarco e forse Caprosucus, ma ho visto una bestia veramente grande io muoversi sott'acqua, che ansia. Ah, ah, sì, sì, no, no, vabbè, questo è il Sarco, sì, 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 cioè, ma
ho un piccolo déjà vu. A me sta scena sembra di averla già vissuta. Anche con la morte per aria, sì. Sì, questo è decisamente un déjà vu. Allora, abbiamo detto che quello è un 39. Non lo so, non lo so. Ma ti dirò, mi sa di no. Allora, vediamo se troviamo qualcosa di più interessante. Altrimenti torneremo dalla signorina qui. Oh oh oh, guarda cosa abbiamo trovato qui. Un 78. Bellino, tra l'altro. Un 78, ma perché no? Io direi che va più che bene. Va più che bene. Aspetta, non becchiamo in testa di la Cleo. E la gabbia è... no, 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 non prendere il binocolo. Aspetta, 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 aspetta. Non volevo fare questo, volevo vedere dove il Baryonyx e capire dove siamo noi. Ah, ma non riesce a salire Lillo. Tizio, no, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Ci riesce, signorino. Signorino, salve. Buongiorno. È rimasto bloccato? Vuole una mano? Aspetti, vediamo se riesco a sbloccarla io. Sempre senza beccare in testa. Aspetta, non ci cadiamo di sotto. Dai che ce la fai, credo in te. Puoi farcela, puoi farcela. Ho tanta fiducia in te. Dai, sali, dove cribio è la gabbia? La dietro? La dietro, penso. Vediamo se di qua riesce, aspetta. Barioni, no, 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 aspetta. Le bestie con il deficit di attenzione. E però, è però. Tizio, no. Va bene, ci andiamo piano piano. Io vorrei poter risalire. Quindi mi raccomando, non deludermi, ti la coleo. Ciao tizio, ciao, vieni. Guarda se di qua riesci. Secondo me di qua riesci. Di qua riesci. Dai che puoi riuscirci. Ti giuro che puoi, te lo giuro. Ti giuro che ci riesci se vuoi. No, niente. Che rinunciatario, mamma mia. Ma che faccio, t'addormento qua? Ma se non riesci a salire, anche. Ciao. E che poi mi fugge in acqua, che pizza, non ho voglia. Mi puoi... No? Che cosa fa? Non puoi essere già in fuga. Ma non puoi essere già in fuga, ma ti ho tirato 4 dardi. No, niente, non fa, scappa in acqua. Devo per forza riuscire ad attirarlo nella gabbia. Devo per forza riuscire ad attirarlo nella gabbia, così non va per niente bene. Anche perché ora finché non esce io non gli posso sparare. Perché da qua non lo vedo più. E se vado in acqua il fucile non funziona e mi sa che non abbiamo la balestra, vero? No. Due fucili però, di scorta. Ma niente balestre. Quanta roba che mi hai raccolto, tesorino mio. Signor Baryonyx, vorrei evitare le sanguisughe, grazie. Eccolo lì, quello lì. Aspetta, aspetta, aspetta. Stai fermo, ti la coleo. No, non l'ho preso. Tra l'altro, ragazzi, dobbiamo trovare un nome a sto tilacoleo. Non mi ricordo, non gliel'abbiamo dato, giusto? Non mi ricordo neanche se me l'avete suggerito. Io forse mi sono dimenticata, vi chiedo scusa. In questo caso, ricordatemelo. Non mi ricordo se gli ho dato un nome. Boh, vabbè, potremmo chiamarlo Simba. Simba è simbatico come nome, giusto? Va bene, la smetto, non lo faccio più. Baryonyx! No. Il Baryonyx ha detto: col cacchio, tu ora entri in acqua e ti pigli le sanguisughe. Vedete, forse lì? Non ci vedono. Non ci vedo una cippa. È là dietro. È quello là dietro. Boh, io sparo a caso e non ho preso una cippa. Ok. Ah no, ma è una piccola lontra. Oh scusa, stavo per spararti, piccola. Mi dispiace, ti ho scambiato per un Baryonyx. Ma voglia, che occhio, eh. Scambiare una lontra per un Baryonyx, fantastico. Va bene, ok, tuffo. E tuffiamoci. Baryonyx, dove mi sei? Ah, eccolo qui. Ciao Baryonyx. Ma sta fuggendo ancora? Ma tu no, 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 aspetta, non sta fuggendo, una finta. Dove cacchio lo faccio passare per salire? Ah, mi segue. Ok, perfetto, vieni. No, 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 tizio, sono qui. Guarda, guardami. Cagami. Ah, ok. Aia, aspetta, aia, aspetta. E il creepio, che male però. Proviamo a fargli fare il giro dall'altra parte.
Vieni, tizio, aspetta, aspetta, fammi vedere se di qua. Aiuto. Riusciamo per caso a farti salire? Se c'è un. Non lo so. È di qua, dai, dai, di qua. Devi per forza salirci. Che fai? Ah, ti sei fermato per cagare. Però, in effetti, il Baryonyx è qui. Ok, no, no, no. Aspetta, 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 aspetta. Non pensavo mi stesse ancora seguendo. Credevo si fosse bloccato da qualche parte. E ora non mi sta più seguendo. Tizio. Ciao. Buongiorno. Salve. Ma si è ributtato in acqua, ma davvero? Oi Lillo, ciao. Dai che forse ce la facciamo. Tizio, mi stai seguendo o perché va a rallenti? Ma mi stai seguendo o no? Allora, con Crypto dovrei poterlo tirare su e lanciare direttamente nella gabbia. Quindi direi che faremo esattamente così. Dammi tutta la roba, perfetto. Ciao Crypto bello. Tieni, carnina buona per te. Avevamo preso Primate, che abbiamo ammazzato per prendere Primate? Non mi ricordo. Ok, allora, prima di tutto il signorino deve uscire dall'acqua, perché altrimenti mi sa che non riesco a prenderlo. Ah, ci siamo, aspetta che mi sta seguendo. Ok, ok, vieni fuori dall'acqua Cicci. Vieni tanto fuori dall'acqua. Sì, bravo, così. Fuori dall'acqua, dov'è? Dov'è? Lì, 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 aspetta, aspetta, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Ok, ora la gabbia dove abbiamo detto che era qua dietro. Sì, c'è la base là sopra, quindi la gabbia è qui. Okidoki. Oh, molto più facile, molto più facile. C'è? No, non c'è. No, decisamente non c'è. E c'è, perfetto. Buongiorno signore, salve. Si può affacciare da questa parte per cortesia? Sarebbe tanto gentile. No, per di qua, bravo tesoro, bravo, di qua, di qua, di qua, di qua. No, no, ho beccato una parete. Allora, mi arrischio a metterlo in passivo. Nessuno rompa l'anima per cortesia, grazie. Sta facendo anche buio. Oh, ciao, 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 ciao. Tu non dovresti spuntare così tanto dalle pareti, però. Ci va giù, ci va già giù. Ma davvero? Ma tizio, ma che torpore veramente a schifo che c'hai. Ah no, c'ho già tutto io, scusa, Crypto. Però aspetta, aspetta. Fammelo rimettere su, attacca il mio obiettivo, grazie. Oh, bene, 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 bene. Salve. Permesso, grazie. Anche se è casa mia. Aspetta, fammi anche chiudere qua. Allora, vediamo di andare a cercare un pochino di Primate al signorino. Eh sì, me la sarei voluta cavare così. No, 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 mi sono dimenticata. Il Baryonyx vuole il pesciolino. Porca puzzolina. E andiamo a prendere un po' di pesce per il signorino, allora. Brutto viziato. Cos'è sta roba? C'è un cristino. Ah, un dimetrodonte, ok. Mezzo seppellito. Pesci, 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 venite qui, venite qui, venite qui. Ciao, pesciolino. Non ti voglio fare del male, vieni. Avvicinati. Ciao. No, no, l'ho mancato. Ciao, pesce, ciao, pesce. Mi serve altro pesce. Ok, allora, qui il signorino è al 50%. È strapieno di pesce, dovrebbe bastargli. Non gli ho trovato Primefish, dov'è Crypto? Laggiù. Però direi che possiamo iniziare almeno a dare un'occhiata a vedere se gli troviamo la compagnuccia, così giusto per non perdere tempo. A questo punto ovunque noi la troviamo non è un problema, la acchiappiamo con Crypto e la buttiamo nella gabbia. Ovviamente prima dobbiamo far uscire l'altro, che nel frattempo si addomesticherà, vorrei evitare una zuffa dentro la gabbia. Ah, qui ce n'è uno, ma è un maschietto. Maschietto 57, niente. Allora, qui c'è la femmina di Baryonyx. Cos'era? 49, aspetta che l'ho persa di nuovo. È lì, è lì, è lì, è lì. Che abbiamo visto prima, di livello 39. E io ti dirò. Potrei anche accontentarmi. Aspetta che vedo bestie là. No, ma sono caprosucus quelli.
Sì, capra su, ok, niente. E Cicci, tu puoi uscire dall'acqua? Allora, intanto aspetta, fammi fare fuori il sarco. Salve. Cicci, tu puoi uscire dall'acqua? Evidentemente no, ma se io gli sparo almeno tipo un colpo, lui dovrebbe uscire dall'acqua. Lei dovrebbe uscire dall'acqua, ok, perfetto. Vieni di qua, ciccina bella. Ma sì, dai, ma mi va bene il livello, no, non è un problema. Ciao tizio, aspetta, presa. Ok, ce l'avviciniamo un pochino alla trappola, non troppo, che appunto vorrei evitare che si facessero fuori a vicenda i due Baryonyx. Così intanto ce l'abbiamo vicino appunto alla gabbia, che ora... no, non è per di qua, è per di qua, grazie. Il tizio nel frattempo dovrebbe essersi addomesticato. Lo metto nella sfera poké e pace fatta. E poi ripiglio questa e ce l'ho getto dentro. Allora, dovrebbe essere lì la nostra trappola. Quindi io lascerò la ciccina qui. Perfetto. Vediamo se il signorino qui ha concluso. Sì, un bel livello 109, mi va benissimo. Ciao Ciccino, scusami, non ho la sella per te, ma ti giuro la faccio il prima possibile. Ecco fatto, dammi roba. Quanto pesce che c'hai ancora. Oh, bene, aspetta che lo metto subito su cripto. Così magari ci dura il tempo necessario per darla all'altra bestia. Bene, molto bene. L'ho lasciata da questa parte. Eccola qui. Aspetta che ti piglio. Pigliata. Dai, piano. No, c'era quasi. E c'è. Oh, che bello poter sparare in faccia alle bestie invece di doverle rincorrere. Crypto, tu stai buono qui, mi raccomando, fa da bravo. Aspetta, ho sentito un verso brutto. Era il Baryonyx? Sì, forse è il Baryonyx. Va bene, resta a portata di mano, Crypto, mi raccomando, che sei in passivo. Vai, attacca le pareti, tranquillo, non ti curar di me, non ti preoccupare. Ai, però non uscite così tanto. Oh, e ci sviene, perfetto, Crypto, ciao tesoro bello, dammi pesce. Lo rimettiamo subito in... Attacca le persone che mi vogliono male. Cioè le bestie che mi vogliono male. Dai, ma perché non mi fa cedere l'inventario da fuori? Ma dai, ma devo entrare per davvero. Cioè, ma c'ha tutta la testa fuori. Cioè, più della metà del corpo è fuori dalla gabbia. Cioè, dovrei poter accedere all'inventario, no? Ok, dai, speriamo. Sì, dovrebbe bastargli il pesce. Già il 10%, sì, secondo me gli basta. Ok, molto buono. Dunque, in teoria adesso quindi ci mancherebbero una femminuccia di carno e una femminuccia di iena, giusto? Rifammi vedere le sfere poké. Allora, carno maschietto, perfetto. E iena maschietto, perfetto. Sì, ci servono due femminucce. Porca miseria, la cattura della iena proprio me la vorrei evitare. Però sono curiosa di vedere i cuccioli. E peraltro, non abbiamo abbastanza sfere poké. Sono già tutte piene. Oh, Cribbio, che faccio, mo? Ah, niente, mi sa che mentre il tizio si addomestica qui e vado verso casa. Dov'è casa? Cioè, casa, verso la base nel deserto o la base più vicina, comunque. No, ma che poi aspetta, scusa, ma per fare le sfere poké, che materiale mi serviva? Che ce lo possiamo fare, secondo me? Magari sul quasar abbiamo tutto. Metallo ce l'ho, la pelle ce l'ho, petrolio dovrei averlo. Cristallo e fibra sì, il polimero non sono sicura. Oh, dannation. Ce li ho. Oh, perfetto. Quindi abbiamo detto un po' di pelle, un po' di polimeri. Ma sono anche troppi questi. E abbiamo anche il petrolio, cioè abbiamo tutto. Abbiamo tutto, perfetto, ottimo, molto bene.
Andiamo a farci altre sfere poiché così non devo tornare fino a casa. Che bello. Tieni tutto tesoro. Ah, mi manca cristallo, ma non dovrebbe essere un problema perché qua dovremmo averne. Perfetto, perfetto. Ne ho preso poco in effetti, non ho fatto il conto. Sì, mi fate prendere i cristalli per favore. Oh no, ma questi sono solo decorativi. Oh, schifosi, ma dai. Oh, questo lo posso spaccare, perfetto. Dai, prima che mi sparisce il cosino qua. Vabbè che ci dovrebbe mettere un po', però. Va benissimo, altre tre mi vanno benissimo. Ridammi tutto l'illo. No, sta roba invece non me ne frega una cippa. Molto bene, tutto molto benissimo. Tesoro, lì come stiamo? 97%, ottimo, ottimo, ottimo. Sì, si è domesticato, non l'ho fatto in tempo. Va bene, aspettami un attimo qua, tizio. No, ma sai che c'è, ti metto già nella sfera poiché... E com'è rimasto incastrato male, poverino. Gli dobbiamo anche fare le selle a queste bestioline. Va bene, andiamo a posare tutto il materiale sul Quetzal e poi partiamo a caccia del carno e della maledetta iena. Allora, come prima cosa mi vorrei togliere dalle scatole la questione iena. E qui abbiamo trovato una piccola iena, una femminuccia di livello 39. Che è un livello... Ah, che si è subito spaventata. Mamma mia, come siete fifone. Comunque, un livello 39 che sì, non è un granché. Però anche il Baryonyx alla fine era un livello 39 e ci siamo accontentati. Quindi, vediamo di provare a prendere sta bestiaccia. Anche perché è meglio averla, cioè prenderla di livello basso e farla level appare, perché veramente ci vuole l'eternità a prenderla. E una quantità infinita di pazienza e di nervoso. Non girare adesso, non girare adesso, aspetta. Fatti accarezzare. Brava pucciola. Vediamo di fare sempre piano piano. Là c'è uno scorpione. Crypto sta rimanendo tanto indietro. No, 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 no. No, ok. No, dove giri? Dove giri? Ho sentito versi bruttissimi. Ho sentito versi tanto tanto brutti. Oh, Crypto. No, Crypto è sempre più lontano, mio Dio. Mi sale l'ansia stare lontano da Crypto. Ancora il 37. Ma porca puzzola, quanto ci vuole. No. Sentito verso brutto, sentito verso brutto, sentito verso brutto. Cos'era, cos'era, mio Dio. Ah, Crypto, vedo la coda di Crypto là dietro. Sì, sì, però. Bestia, in mezzo al fogliame? Così non vedo se ti giri. No, ok, ok. Ma ci vuole un'eternità. Mio Dio, non ne ho voglia. Porca miseria, c'è troppa vegetazione qui. Continuo a perderla di vista pure che si giri all'improvviso. Oh, e ce l'abbiamo. Oh, che bello. Oh, che bello, finalmente. Dove sei? Ciao, Cicci. Ciao, piccina. Oh, ma che bella che sei. Oh, ma che bella che sei. Aspetta. Vieni subito via con me, subito. Oh, perfetto, perfetto. La parte peggiore è finita. Ora andiamo a cercare un bellissimo carno per il nostro carnuccio. Oh, ma come sono contenta che almeno la iena l'abbiamo presa. Oh, che bello, che bello. Era la cosa che mi dava più fastidio. Ripeto, è di livello basso. Chi se ne frega. Voglio vedere i cucciolotti e poi le farò le vela fare un pochino. È un peccato che non si possano cavalcare. Dico la verità, però in effetti ha anche senso. È un carno quello qua sotto? Sì. Ciao carno, ti prego dimmi che sei femminuccia, sarebbe tanto bello. No, un maschio di livello 21. Ok, peccato. Ah, vicino alla nostra gabbia peraltro. Dai, dai che ci manca la femminuccia di carno. Poi siamo a posto, missione compiuta. E nel prossimo episodio facciamo accoppiare tutti. Non ne risparmiamo manco uno. Dobbiamo far accoppiare anche i Tech Rex. Che bellini. No, scusate, ma cosa ci fanno tutte quelle tigri bloccate laggiù?
Cioè, c'è tipo il branco nascosto in questa piccola grotta. Ma guarda, ma che carini! Oh, ma che bellini! Ma c'è proprio tutto il branco nascosto qui dentro! Oh, che tenerezza! Ci manca qualche cucciolo e sarebbe bellissimo. Cioè, ancora più bello. Co-co-co, e da questo lato della spiaggia abbiamo ben due Carnon. Fa vedere. Un maschio 48, bellino, tutto chiaro. E l'altra, ti prego, una femmina 52. Va bene, femmina 52, va bene, femmina 52. Vediamo di attirare la sua attenzione, maschietto. No, lei se ne vada, maschietto, lei no. Per favore, ora seguitemi per di qua, togliamo un po' di distrazioni. I Carno sono lì che nuotano. Prima o poi arriveranno. Guardati l'acqualeo, che bellini che sono. Quasi mi dispiace. Quasi mi dispiace, ragazzi. Sono troppo bellini. Allora, distrazioni tolte, direi. Carno, dove mi sono? No, aspetta che qua c'è un sarco. Ah, eccoli Carno. Aspetta. Ma io non li voglio tutti e due. Non li voglio tutti e due, Cribio. Allora, quello chiaro, vediamo se riesco a farlo fuori. Aspetta, senza colpire la femminuccia. Ah, guarda, ce l'ha già con noi. Perfetto. Ciao, Carno. Vediamo se riesco a farlo salire per di qua. Ce la fai, Cici? Sì, no? No. Non ce la fa, dannazione. Dobbiamo fargli fare un altro giro. Allora a sto punto mi sa che tiriamo fuori il Tilacoleo. Tu, Crypto, vieni nella sfera Poké, dammi tutto. E la Peppa, quanta roba, troppa roba. Ciao, Carno. Ci segui? Sì. Vieni per di qua, ti facciamo fare una strada un po' più semplice. Vediamo se di qua riesce a salire. Dai che ce la fai, Cici. Ce la fa. Sì. Aiuto. Aspetta, che sono finito nella gabbia. No, ma dai! Con cosa sei andata a distrarre? Con un avvoltoio, ma porca puzzola. Dai, fallo fuori in fretta, per cortesia. Ma dimmi te che l'avvoltoio mi sta ferendo tantissimo. Il Carno! Ma no! Maledetto avvoltoio! Porca miseria, mi ha fatto fuori l'unico Carno femmina che ho trovato. Non ci credo, che sfiga incredibile. Ma perché? Non ci posso credere. No, vabbè, ma assurdo. Dai, Carno fatto fuori dall'avvoltoio. Che tristezza infinita. Guarda, forse è stato meglio perderlo che trovarlo. Scusa, ma questi quando sono comparsi? Cioè, lì c'è la mia gabbia e qua ci sono due Carno. Non c'erano fino a un secondo fa. Cioè, ci sono passata pochi istanti fa e non c'erano. Comunque, una femmina livello 21. Peccato che è livello 21 perché ha un colore bellissimo. È stupenda. E l'altro, fa vedere. Ti prego. Femmina 52! Ah, femmina 52. Sai che c'è? Ma, ragazze, scusate. Ma... che ne dite se mi seguite tutte e due? Perché quella rossa è veramente bella. Mi dispiace un po' mollarla così, poverina. Salve, scusate, vi devo far fare un giro lungo però. Mi serve che prendiate la rincorsa ben bene. Ci siamo? Uno sì, ok. Ti prego, non ti di... No, a fianco no. Non ci credo, c'è un'artropleura maledetta. Artropleura! Aspetta che mi sono spaventata per vedere l'artropleura. Ci stai finendo dentro? Sì, perfetto. Una ci è finito dentro. Vediamo di farci cadere anche l'altro senza che l'artropleura rompa l'anima.
staranno dentro tutti e due piuttosto? Sì, ci stanno, perfetto. Artropleura, vieni per di qua che ti dico due cose. Oh, che bello, che bello. Finalmente, finalmente le femminucce. Aspetta, 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 vi piglio tutte. Porca miseria, il casino che fanno, il casino che fanno. Se la stanno prendendo tantissimo con la gabbia. Povera gabbia, quante ne sta subendo. Povera gabbia. Ok, quella di livello più basso c'è svenuta con pochissimi dardi. Speriamo che anche a questa non ne servano troppi. È rimasta incastrata col muso su una delle colonne della porta, poverina. Ah, ok, no, si è sbloccata anche troppo in fretta, peccato. E ci va giù anche lei, ma che bello, ma che bello. Dila, tu vivi Primate? Sì, sta già in scadenza, dannazione. Vabbè, gliene andiamo a prendere altra. Buongiorno ragazzi, scusate, posso passare? No, aspetta. Prima di rimanere incastrata come mio solito tra i dinosauri, facciamo che passiamo dalla porticina per di qua. A lei posso arrivare da fuori? No, ok. Ci siamo fatti la porticina comoda comoda, sfruttiamola, no? Allora, un po' di carnina a te con un po' di narco. E un po' di carnina a te. Ok, perfetto. Vediamo di andare a procurare altra primate. Qua si sta facendo notte tra una cosa e l'altra. Oh, finalmente si sono addomesticate anche queste due bellissime femminucce. Ma che bella quella rossa, mamma mia. Che bellina. Noi nel frattempo nella notte ci siamo fatte un'altra. Così ci riusciamo a portare via entrambe le signorine qui. Tu nella sfera poké, tu nella sfera poké. Tu fuori dalla sfera poké, aia, codata in faccia. E tu nella sfera poké, ok. Va bene ragazzoli, allora direi che per questo episodio possiamo finirla qui. La caccia è andata tra alti e bassi benino, direi. Cioè, insomma, guardate qua che squadrone che ci siamo fatti. Mi raccomando, allora lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci a tutti, ciao ciao.